Allora, quando noi siamo partiti 10 anni fa, era il 2014, con le prime vendite del nostro amaro, arrivavamo dal settore degli integratori alimentari e quindi diciamo che era un po' una scommessa quella attorno all'amaro Liscam. E abbiamo iniziato a commercializzarlo solo qui a livello locale, pensando che potesse rimanere solo a livello locale, quindi nelle province di Vercelli, di Biella, Novara, Verbania, così abbiamo cercato di curare direttamente senza avere agenti, distributori, che ci aiutassero. Oggi abbiamo diversi distributori che hanno cercato il prodotto e che lavorano sia nel territorio appunto della nostra zona, quindi queste province limitrofe, sia anche al di fuori di questo territorio. Abbiamo anche nel resto d'Italia qualche distributore qua e là. E sempre maggiore richiesta da questo punto di vista.